Ciao a tutti e a tutte, io sono Federica e benvenuti o bentornati in questo canale. A maggio scorso, quindi circa 6 mesi fa, ho pubblicato un video in cui vi raccontavo l'Università Telematica Uninettuno, perché mi ero iscritta da qualche mese e quindi volevo parlarvene. Adesso che sono passati 6 mesi e che è da praticamente un anno che sono iscritta a questa università, ho deciso di fare un altro video riguardo perché vorrei parlarvi appunto dell'anno che è appena trascorso e vorrei rispondere ad alcune domande che mi sono posta e che penso che possano interessarvi. Questo video sarà diviso in due parti. Nella prima parte risponderò alle seguenti domande. Come è andato il primo anno? Sono soddisfatta? Era come mi aspettavo? Ne è valsa la pena? Come mi sono trovata con i professori, con i colleghi, con gli esami? E se sono riuscita a conciliare lo studio e il lavoro? Quindi sarà una parte un po' più generale su questo primo anno appena trascorso. Nella seconda parte del video, invece, vorrei trattare nello specifico quelle che sono state le materie che ho studiato durante quest'anno, e quindi sarà sicuramente una parte che interesserà quelle persone che vogliono seguire lo stesso percorso, che è Scienze della Comunicazione, Indirizzo Comunicazione Digitale d'Impresa. E quindi vi parlerò delle materie che ho studiato, che sono 9 in totale. Condividerò con voi tutto quello che ho appreso in linea generale, ovviamente, così che magari se qualcuno di voi volesse iscrivervi nella mia stessa facoltà potrebbe già farsi un'idea. Condividerò con voi anche i voti che ho preso, non perché voglio vantarmi, ma semplicemente per farvi capire che effettivamente studiando con la passione si può riuscire a raggiungere qualsiasi risultato. Prima di cominciare col video, mi raccomando di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e supportatemi con un pollice in su. Partiamo subito quindi con la prima parte. Già nel primo video che ho fatto a maggio avevo detto che ne avrei fatto un seguente, un successivo, in cui vi parlavo di come appunto era andata la mia esperienza con l'Unilettuno. Mi sono iscritta a gennaio e già ora a novembre ho finito gli esami del primo anno e già ho iniziato a studiare alcune materie del secondo anno. Quindi posso dire di essere sicuramente soddisfatta di come stia andando, perché non mi aspettavo che avrei avuto il tempo e forse la forza di riuscire a completare l'esame del primo anno anche in anticipo. Quindi sicuramente sono molto soddisfatta del lavoro che ho fatto, ma soprattutto sono molto contenta di come questa università si sia rivelata, diciamo, nel corso del tempo. Andando nello specifico, era come mi aspettavo? Allora, sicuramente ha superato le mie aspettative. Perché non so come mai mi sono iscritta un po', per così dire, al buio, però andando avanti nel percorso mi sono resa conto che in effetti non siamo lasciati da soli, abbiamo un supporto costante e sono tutti molto disponibili, professori, colleghi, quindi mi aspettavo sinceramente che mi sarei trovata molto più sola in questo percorso, ma in realtà non è stato così. E poi ne è valsa la pena? Assolutamente sì. Ora, sicuramente è passato soltanto un anno e questa è una domanda un po' più importante alla quale potrò rispondere magari dopo la laurea. Però in questo momento sono molto contenta della scelta che ho fatto perché, e non me ne pento assolutamente perché mi rendo conto di quanto questa università dia effettivamente una formazione completa e sicuramente sono contenta di averla scelta. Se ne è valsa la pena in generale? Beh, io avevo sinceramente questo bisogno di studiare, un bisogno che non deriva da necessità lavorative né di soldi, ma un bisogno interiore, perché sono sempre stata abituata a studiare sin da quando ero piccola, quindi veramente ne avevo bisogno. Quindi, come ho detto anche nel video precedente, io non studio appunto perché mi serve un lavoro, ma perché mi piace studiare, perché mi piace apprendere cose nuove e perché voglio sempre cercare di spingermi oltre, di superare sempre i miei limiti e quindi magari in futuro questa cosa potrà anche portarmi a trovare un altro lavoro, però non è questo il mio obiettivo principale. Ora, parlando dei professori, ho affrontato quindi 9 materie. Fino adesso, e con tutti i nuovi professori devo dire che mi sono trovata molto bene. Ovviamente lo studio è molto più autonomo rispetto all'università tradizionale, non c'è un rapporto con i professori diretto, ma bensì molto più digitale tramite mail, però devo dire che nonostante ciò sono tutti molto disponibili e anche accolgono le richieste degli studenti, soprattutto quelli dei laboratori, perché sanno che comunque un'università telematica è finalizzata, diciamo, è specializzata per questi tipi di studenti che hanno necessità particolari e quindi i professori sanno benissimo con chi devono dialogare, sanno benissimo i tipi di studenti che la frequentano e sicuramente sono molto esigenti allo stesso tempo, però, perché il loro aiuto non consiste nel facilitare gli esami, assolutamente. Ma piuttosto nel facilitare quello che è lo studio, cioè nell'agevolarti nell'organizzazione soprattutto. Devo dire che ho trovato professori competenti, preparati. Molti professori, come ho detto nel video precedente, lavorano anche in università tradizionali,
quindi sicuramente non sono professori di serie B, anzi, sono tutti molto molto preparati e devo dire anche molto obiettivi in quella che è la valutazione finale. Per quanto riguarda i colleghi, devo dire che questo aspetto è quello che mi piace di più della mia università, ovvero la presenza di una rete strettissima di colleghi, di studenti che si aiutano a vicenda. Soprattutto su Telegram, su WhatsApp ci sono dei gruppi in cui ci aiutiamo, ovviamente in base alle varie materie, e devo dire che questo è molto molto utile per chi fa un'università del genere perché non c'è il contatto classico con gli studenti, con i colleghi all'università, non c'è un luogo fisico dove andare, però appunto in questi gruppi è possibile parlare, confrontarsi, ripassare insieme, ripetere insieme, scambiarsi appunti, scambiarsi domande, quindi devo dire che su questo punto di vista sono molto contento, ho anche fatto molte amicizie. Era una cosa che appunto speravo che accadesse. Quindi sì, se pensate di iscrivervi all'università telematica, di essere soli nella vostra cameretta a studiare, non sarà così perché troverete sicuramente qualcuno come voi che vorrà un supporto, un amico, insomma, per studiare insieme. Gli esami. In questo momento quindi ho fatto 7 esami e ho preparato anche altre 2 materie che farò tra un mese. Come mi sono trovata? A me piace molto fare gli esami orali. In questo momento sono orali online perché la situazione è quella che è, quindi solitamente sono scritti, come ho detto nel video precedente. Mi sto trovando molto bene agli esami orali perché mi piace più parlare che scrivere, nel senso che riesco più ad argomentare le cose quando le so in maniera orale rispetto a uno scritto, perché penso che lo scritto possa anche essere più rischioso perché magari se hai 3 domande, non ne sai bene una, potrebbe compromettere di più il voto rispetto magari a un orale in cui possono farti altre domande, nel caso in cui proprio su una non dovessi essere ferratissimo. Anche per quanto riguarda l'organizzazione degli esami, non ho mai avuto problemi di sovrapposizione di orari col lavoro, perché ho sempre avuto, come dicevo prima, un sostegno da parte dei professori. Nel senso che nel caso in cui un esame si sovrapponesse magari a un impegno lavorativo, erano sempre molto disponibili a spostare l'orario o comunque riuscivo sempre a organizzare gli orari appunto degli esami con gli orari lavorativi. Quindi su questo punto di vista sono contentissima. Una mia paura infatti all'inizio era quella di non riuscire a fare gli esami perché avrei avuto troppi impegni lavorativi, sarebbero coincisi appunto con degli spettacoli e delle prove, però in realtà finora, col fatto che spesso sono al mattino presto gli esami, non ho mai avuto problemi. E spero sinceramente che le cose possano continuare così perché sono molto contenta. Tra l'ultima domanda di questa prima parte del video, appunto, sono riuscita a conciliare studi e lavoro. Era una mia grande preoccupazione anche questa all'inizio, perché infatti pensavo anche di voler scegliere di fare un percorso part-time, però ho scelto di farlo full-time perché volevo appunto provare all'inizio, il primo anno, e capire se effettivamente sarebbe stato possibile, considerando i miei orari, i miei impegni, gli spettacoli, il mio lavoro. Devo dire che ce l'ho fatta. Se ancora non mi conoscete, non sapete chi io sono una ballerina professionista e quindi lavoro a tempo pieno in un teatro, in particolare quello a Praga, nel Czech National Ballet. Quindi comunque io fin dalle 9 del mattino sono in teatro, faccio poi le lezioni, le prove, spesso spettacoli, ora che abbiamo ripreso a ballare col pubblico in teatro. Però nonostante ciò ho trovato sempre il tempo di studiare e ho fatto appunto tutti questi esami in anticipo rispetto a quello che è il piano, diciamo, degli esami dell'università, quindi sono anche contenta su questo punto di vista perché non mi sarei mai aspettata di riuscire a fare tutto anche in anticipo. Una cosa che mi preoccupava molto, oltre appunto a organizzare gli esami, era quella di trovare la forza di studiare dopo una giornata lavorativa. E devo dire che questo è il punto che più mi preoccupava perché era appunto temevo che magari dopo una giornata di spettacoli, di prove, tornata a casa, non avrei avuto la voglia di studiare. Però stranamente, cioè non stranamente, me l'aspettavo, però avrei voluto appunto la certezza. È una cosa che riesco a fare benissimo, che anzi mi piace e mi rilassa, quindi sono riuscita comunque a trovare anche quei momenti della giornata in cui anche se sono stanca so che devo studiare, ma mi piace farlo perché quando fai un lavoro come il mio, in cui sei tutto il giorno in piedi a ballare, a muoverti, quasi quasi stare seduta su una sedia a studiare, per me è rilassante. Poi mi piace appunto quello che studio, quindi non è proprio uno stress. Certe volte capita magari delle giornate in cui sono particolarmente stanca, ma appunto la cosa bella dell'università è che non è come la scuola, che hai la verifica il giorno dopo, ma puoi insomma gestirti un po' lo studio come vuoi. E infatti io concentro il mio studio durante il weekend soprattutto, perché appunto magari il sabato è metà giornata, quindi lavoro fino alle 2. È la domenica libera, quindi riesco un po' a gestirmi lo studio in questo modo. So però di persone che magari lavorano davvero tutto il giorno perché io spesso finisco alle 3, alle 4, quindi in tal caso penso che sia comunque
fattibile farlo e magari non vi laureerete in anticipo, però sicuramente si può fare anche perché tutta la community di Nettuno sono studenti lavoratori, almeno penso l'80% se non di più. Quindi se il vostro dubbio era appunto questo, sappiate che si può fare. Non perché le materie siano più facili, non perché i professori siano più disponibili a dare voti alti, ma per il semplice fatto che tutto è più facile da organizzare, quindi ci sono molti più appelli durante l'anno e si possono dividere le materie, lo studio in modo più facile e comodo per gli impegni di uno studente lavoratore. Arriviamo adesso alla seconda parte di questo video, che è quella dedicata alle singole materie che ho fatto in questo anno, in questi mesi. Le materie sono Sociologia della comunicazione, Comunicazione istituzionale nell'era del digitale, Storia contemporanea, Arti visuali e tecnologie, Lingua inglese, Semiotica generale, Letteratura e transculturalità, e poi dal secondo anno ho già fatto Elementi di marketing e Spagnolo. Partiamo subito, così magari per chi è appunto interessato a questo tipo di questo percorso di studi di scienze della comunicazione può capire in cosa consistono le materie del primo anno. Se sei molto curiosa io di fondo di ascoltare questo prima di iscrivermi. La prima, Sociologia della comunicazione, è una materia che a me è piaciuta molto, devo dire una tra le più complesse, non tanto per la difficoltà dei concetti, ma quanto per la quantità dei concetti presenti in questo corso. Perché cosa consiste? Praticamente è una rassegna di tutte quelle che sono le principali teorie della sociologia della comunicazione. Quindi partiamo dall'avvento della società di massa, teoria ipodermica, teoria delle 5 W di Laswell, agenda setting, teoria della coltivazione, two-step flow, multi-step flow, quindi tutte queste teorie sociologiche. Che devo dire sono molto molto interessanti perché spesso si pensa che la comunicazione sia qualcosa di distante, sia qualcosa di quasi quasi inutile. C'è chi parla di questa facoltà descrivendola come scienza delle merendine, ma ovviamente è sempre la solita ignoranza delle persone che non sanno di cosa stiano parlando. La comunicazione è ovunque, è sempre, dappertutto. Siamo circondati da comunicazione, qualsiasi tipo di spot pubblicitario, qualsiasi anche frase scambiata con una persona, quella è comunicazione. È stato molto interessante scoprire come, appunto, vi siano stati degli studi che appunto hanno approfondito come viene la comunicazione, dalla comunicazione più basilare. Quindi inizialmente gli studi consistevano in quasi qualcosa di meccanico, quindi un ricevente, un messaggio, un destinatario, fino poi ad arrivare a quella che è la persuasione, quella che è il capire come l'agenda dei media, cioè l'ordine degli argomenti che il telegiornale ci propone, possa diventare quello che è l'ordine di importanza degli argomenti di cui noi parliamo con i nostri amici. Quindi questo fattore di influenza tra i social media, i media tradizionali, è quello che è il comportamento dell'uomo, una cosa che mi affascina tantissimo. È una cosa che soprattutto io rivedo in me stessa e nei comportamenti delle persone che mi circondano. E quindi è stato veramente interessante. Ho preso 30, mi è piaciuto tantissimo. Comunicazione istituzionale nell'area digitale è una materia che darò a dicembre, però penso già di poterne parlare perché già l'ho studiata, quindi so più o meno di cosa si tratta. In cosa consiste? Come dice il nome stesso, della comunicazione istituzionale nell'area digitale, cioè di come un'azienda, un'organizzazione, un partito politico, una persona si deve approcciare nei confronti della comunicazione nel digitale, cioè nel giorno d'oggi, che ovviamente è un qualcosa di molto diverso rispetto agli anni Ottanta, in cui vi era soltanto la televisione oppure quando vi era soltanto la stampa. Quindi si studia la comunicazione, per esempio, in caso di crisi, come lanciare un prodotto sui social media, come dialogare col proprio pubblico nei social media, quindi è molto interessante. Tutto l'obiettivo di questa comunicazione istituzionale è quello di creare una forte reputazione dell'azienda e dell'organizzazione, e quindi sono tutte delle fasi, insomma, dei processi molto importanti da sapere se si vuole lavorare in questo campo, che è quello che penso che vorrei fare io. Infatti, è per così dire la materia di indirizzo di questo corso. Per quanto riguarda storia contemporanea, ammetto che è stata la materia più difficile che abbia fatto finora, perché ero molto interessata a studiare la storia contemporanea, che nello specifico riguarda i temi dal 1848 al 2008, quindi un corso molto ampio della nostra storia. Però devo dire che mi è stato molto interessante perché ho approfondito tutti quegli aspetti che magari avevo fatto alle superiori, ma in modo superficiale, e soprattutto ho avuto la possibilità di studiare quella che è un po' la politica italiana, anche se devo dire è stato molto complesso perché non è facile da comprendere spesso. Però sì, penso che per una persona che
che studia e che è interessata a conoscere come va il mondo, sia fondamentale sapere quello che è stato il nostro passato e quindi la storia contemporanea sia insomma una base, siano le fondamenta su cui costruire poi delle conoscenze future. E ha preso 27, è stato un esame appunto uno dei primi esami che ho fatto, se non il secondo, ve ne avevo già parlato nel video precedente. E quindi sicuramente forse se lo potessi rifare adesso forse andrebbe meglio, forse andrebbe peggio, però sono contenta così perché veramente è stato molto pesante, tutte le date, però sì, secondo me è un esame che si deve fare, e infatti condivido il fatto che sia presente in questo piano di studi. Passiamo oltre, arti visuali e tecnologie, è l'ultimo esame che ho fatto il mese scorso. Praticamente è diviso in due parti. C'è una parte che riguarda la storia dell'arte, dall'illuminismo fino alla videoarte, fino all'arte digitale. La seconda parte invece riguarda come si deve rapportare un museo al digitale, quindi come un museo si deve presentare nei social network, quelli che sono gli strumenti presenti in un museo che possono essere all'avanguardia, come i chatbot, oppure realtà virtuale, realtà aumentata. Quindi comunque devo dire che la prima parte, quella della storia dell'arte, è stata molto molto interessante, ma era quasi più simile alla storia contemporanea, perché ovviamente molte cose da memorizzare, molte date da sapere, però le correnti artistiche, poi per me che sono una ballerina, sono state molto molto interessanti. Approfondire Picasso, Guernica, il cubismo, il futurismo, sono cose molto molto interessanti, che come per storie servono un po' per dare le fondamenta di quello che sarà poi una figura professionale completa. Perché anche questo corso di studi potrebbe anche essere poi finalizzato in futuro a essere, per esempio, uno specialista in pubblicità, quindi sicuramente conoscere l'immagine, spunti dall'arte antica, appunto, può essere molto utile appunto per un futuro professionista. E per quanto riguarda la seconda parte, invece, relativa ai musei, questo è stato molto interessante perché mi ha fatto capire come in realtà un museo possa anche non essere semplicemente un qualcosa di statico, ma possa essere qualcosa di più dinamico. Quindi si fa anche la differenza tra i musei tradizionali, che si limitano ad esporre le opere, e i musei di narrazione, che sono invece dei musei che ho scoperto appunto in questo corso, che appunto sono focalizzati in quello che è narrazione di storie, di esperienze, per esempio può esserci un museo sulla guerra e quindi questo museo può accogliere quelle che sono le esperienze e le testimonianze delle persone che l'hanno vissuta. Ho preso 27 anche in questo esame, molto contenta perché la professoressa era molto molto esigente, però sì, c'era anche da fare una tesina, creare una mostra d'arte relativa a un artista che la professoressa appunto ci ha assegnato. Uno per ognuno. Io avevo Bruno Munari, non so chi di voi lo conosce, e quindi anche per quest'anno ho dovuto creare questa mostra, scegliendo le varie opere, dividendole nelle varie sale espositive, creando anche una sala multimediale, scegliendo il target, il posto, la data, creando anche un comunicato stampa, quindi è stato anche un lavoro molto molto impegnativo, però sono soddisfatta, mi è piaciuto moltissimo. Passando all'inglese, è stato il primo esame che ho fatto, ve ne avevo parlato anche nel video precedente. Ho avuto 30 lode perché vivo all'estero, quindi conosco l'inglese come l'italiano. E consisteva in argomenti di grammatica, ovviamente, e delle parti del relativo a un vocabolario, quindi in un glossario di parole relative al giornalismo, al marketing da imparare, sia la traduzione sia il significato. Quindi sì, è stato un dialogo con la professoressa in inglese, perché l'ho fatto orale. E quindi sì, diciamo l'ho fatto perché dovevo farlo, però ovviamente non mi è arricchita perché è già una lingua che conosco bene. Passando avanti, semiotica. Semiotica è una maniera che o ami o odi, che cos'è lo studio dei linguaggi, dei codici, delle lingue. Ho avuto 30 anche in questa, è stata la terza materia che ho fatto. Mi è piaciuta tantissimo, devo dire che è una di quelle materie che ho fatto così bene che ricordo anche se l'ho data ad aprile, mi ricordo bene perché tutte Saussure, De Mauro, Eco, insomma erano tutte personaggi che non conoscevo, tutte personalità che non conoscevo, però mi hanno aperto questo mondo della semiotica, cioè effettivamente come le lingue sono nate, era una cosa che mi ho sempre chiesta, come è possibile che in Italia parliamo l'italiano, in Francia il francese, perché ci sono queste differenze, perché non parliamo tutti la stessa lingua, perché non è più comodo che tutti parliamo la stessa lingua, appunto questo corso mi ha un po' chiarito le idee. Quindi sì, insomma, il rapporto anche nella comunicazione tra, come dicevo prima, il ricevente, l'emittente, il messaggio.
quanto sia importante che l'emittente e il destinatario condividano lo stesso codice per essere compresi. Insomma, sì, molto molto interessante. Devo dire che questa penso che sia una materia più generale che serve per un professionista che si vuole approcciare al mondo della comunicazione e che vuole conoscere appunto nel modo migliore come funzionano le lingue e i linguaggi in modo anche un po' più generale. Passando oltre, letteratura e transculturalità. Wow, questa materia devo dire che tra tutte è quella che mi ha affascinato di più. Forse già l'ho detto per un'altra materia, però per questa lo confermo. Perché intanto consisteva nello studio della letteratura contemporanea, proprio attualissima. Infatti dovevamo leggere 5 romanzi. Io ho letto La Luna e Falò, tra l'altro ho fatto un video in cui ne ho parlato di questi libri. Ho letto La Luna e Falò di Cesare Pavese, ho letto Cecità, ho letto La Casa degli Spiriti, Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, e non mi ricordo quale altro. E di questi romanzi fare appunto delle analisi comparative, critiche e anche contestualizzarli nel loro appunto contesto storico. La cosa interessante di questo corso è stato che era una letteratura transculturale, ciò che vuol dire, cosa vuol dire questo? Che prendeva in considerazione anche quegli autori che non sono solitamente studiati a scuola, quindi magari quegli autori emigrati, quegli scrittori che appunto hanno deciso di trattare nei propri libri temi importanti, come quella che è la cultura del loro paese di origine, come quella che è la migrazione. Quindi sì, sicuramente è stato un esame molto molto impegnativo, perché infatti insieme a arti visuali erano gli unici esami da 12 CFU, ovvero più crediti formativi. Però è stato molto molto interessante. Parlava anche, per esempio, di fabula intreccio, dei personaggi, di come impostare la storia. Quindi, dal punto di vista di scrittura, appunto, è molto interessante per capire come le storie vengono strutturate. Anche in letteratura transculturalità ho preso 30. Elementi di marketing, esame del secondo anno, che ho dato appunto in anticipo. Fantastico, cioè io amo questo genere di studi. Il marketing è davvero qualcosa che sapevo che esistesse, ma non sapevo cosa fosse. Penso molte persone, anche giovani come me, la pensano allo stesso modo. Questo esame è stato molto, per così dire, una base per quello che poi saranno gli esami che farò in futuro, perché so già che molti, appunto, necessitano di aver fatto questo esame per essere svolti. Ho avuto 30 anche in questo e devo dire che mi è piaciuto molto, anche se è stato abbastanza semplice per me perché ho subito colto i concetti principali del marketing, quindi come puoi vedere sul prodotto, sul prezzo, distribuzione, promozione, insomma tutte queste parti che alla fine riguardano anche un po' nello specifico quello che è il percorso di studi che sto facendo. E infine spagnolo, e voi direte che c'entra spagnolo in tutto questo? È una materia scelta nel secondo anno, perché infatti nel secondo e il terzo anno c'è la possibilità di scegliere un esame da altre facoltà. Io ho scelto spagnolo perché ho molti colleghi spagnoli che possono aiutarmi a studiarlo e perché è una lingua che mi è sempre piaciuta, che avevo voluto approfondire anche in passato, però poi non ho fatto, perché così posso guardare la casa di carta in lingua originale, la cosa principale. Perché pensavo che sarebbe stato comunque abbastanza semplice, non volevo complicarmi la vita con esami più pesanti di altre facoltà. Lo darò l'esame anche questo tra un mese, quindi non so ancora come andrà. Però alla fine è il livello A1, A2, quindi è molto semplice, semplicemente appunto le cose di base, i verbi di base, presente, passato prossimo, imperfetto, futuro, queste cose molto, molto semplici. Mi sta piacendo moltissimo perché appunto imparare una nuova lingua è sempre interessante, anche perché io già parlandone due, insomma, una volta che ne sai due è già più facile impararne una terza, anche perché è molto più vicina, è molto vicina comunque all'italiano. Le materie sono finite, io vi farò sapere, penso, in futuro come saranno di questi esami che darò tra un mese. E io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sarà utile. Se avete delle domande, scrivetemele nei commenti, vi risponderò sicuramente. Io vi do appuntamento tra 6 mesi o comunque quando finirò il secondo anno, perché sicuramente avrò altre cose da dire, altre cose da raccontarvi. Io spero che appunto questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia dato magari la spinta a iscrivervi a questa università. Vi rimando all'altro video che ho fatto in precedenza per avere informazioni più dettagliate su quella che è l'università, come è strutturata, come funziona, quanto costa, quanto si studia, perché questo qua è stato un po' un video feedback dopo il primo anno. Niente, io vi ringrazio per essere stati qui fino alla fine e vi mando un grande abbraccio. Ciao!